Riccardo, questo è qualche tuo collega o qualcuno. La doccia fredda che ha ammutolito il comunale porta la firma di Nicolas Benzaia. Il centrocampista aquilano ha regalato al 92esimo i 3 punti alla formazione di Carlo Perrone con una punizione dai 30 metri. Un amaro epilogo per la prima casalinga degli Amaranto, beffati in pieno recupero dopo aver dominato per l'intera gara, creando numerose occasioni da rete senza però concretizzarle. Se fossi l'allenatore che fa una prestazione del genere e perde, sarei orgoglioso, fiero. Se fossi l'allenatore della squadra avversaria, un pizzico di vergogna ce l'avrei, con grande onestà, anche se loro hanno vinto e sono stati bravi. Noi abbiamo provato e riprovato, le azioni non sono state mai frutto di improvvisazione. Il taglio alle spalle dei due centrali di Feolo l'abbiamo provato per una settimana intera, lì è una questione di centimetri. Palo interno, abbiamo sempre palleggiato, abbiamo distribuito e questa è la risposta a qualcuno che pensava che le squadre di Capuano potessero soltanto essere dietro la linea della palla ed essere soltanto delle squadre tatticamente perfette. La punizione è un fallo di frustrazione, la barriera non la vai a fare perché dici ma questo tira da 50 metri, questo mette la palla alla Cristiano Ronaldo all'incrocio dei pali, amen e tutti al Duomo da Don Alvaro. Rientra all'Aquila con una vittoria insperata il tecnico degli abruzzesi, consapevole della forza della formazione che lo avrebbe atteso al Città di Arezzo, tanto da fargli cambiare modulo passando così dal 4-3-3 al 3-5-2. Sicuramente sono 3 punti che prendiamo, però che comunque erano assolutamente insperati. Di fronte abbiamo avuto un Arezzo che sapevo che era in grossa crescita ed è una squadra veramente, secondo me, disputerà un ottimo campionato perché è veramente quadrata, forte dal punto di vista agonistico, ha anche qualità e forza fisica davanti. Quindi proprio per questo avevo anche deciso di cambiare il modulo di gioco e ci siamo presentati con una difesa a 3 per dare più copertura sulle 2 punte loro e levargli la profondità, visto diciamo, il calcio importante che ha Tremolata. E quindi abbiamo cercato, ecco, di fare una partita un pochino più difensiva.